L'intelligenza artificiale ci darà una mano nel prevedere gli tsunami. E questo l'articolo direttamente su Focus legato ad una ricerca degli esperti scienziati del NOAA. Esatto, perché Pasquale, è bene che tu sappia che gli tsunami non sono un evento che accade solo negli ultimi anni, ma è ormai da centinaia di anni che noi esseri umani stiamo monitorando questo evento naturale che avviene per via dell'incontro di correnti tra di loro e insomma anche dovute prevalentemente ai terremoti e ai maremoti. E questi 700 anni hanno fatto scuola. Infatti, sono 700 anni di dati che attraverso appunto gli scienziati e l'intelligenza artificiale utilizzata dal NOAA sono stati utilizzati e in questo momento sono in fase di addestramento di una grande rete neurale che potrà prevedere gli tsunami che derivano come conseguenza appunto dell'incontro tra delle grandi onde all'interno dei nostri mari. Quindi non solo tsunami derivanti da Da terremoti, terremoti, da maremoti. eventi sismici, ma anche da quello che succede proprio all'interno dei nostri mari, coadiuvati anche dall'utilizzo dei dati che provengono dalle 158 boe, pensate, disposte in tutto il nostro globo. Quindi i dati ce ne sono, i dati vengono presi, elaborati e pensate, ci sono delle onde, l'ultima che è stata monitorata in Canada, dell'altezza di 17 metri e mezzo, è un palazzo di 6 piani che ti arriva incontro. Quindi insomma, grande utilità di questa tecnologia.